ti vorrei parlare dei 7 orrori capitali, cose che non dovrebbero comparire nell'armadio di nessun gentleman. Sei pronto? Pronto. Li ho nascosti nel mio secretaire, che vado ad aprire appositamente per te. Partiamo dall'orrore numero 1. Calzino bianco. In spugna o in microfibra? Sai quanto puzzano i piedi in questa microfibra? L'hai mai commesso questo orrore? Confessa. Colpevole, sì. Non avevo dubbi. Orrore numero 2. Pigiamone in maglia aderente. Le vostre donne avrebbero diritto di cacciarvi dal letto e verrebbero assolte in ogni tribunale di stile. Tu l'hai commesso questo orrore? No, innocente. Non porto pigiami. Meno male. Orrore numero 3. Pantaloni extraaderente. Tra il fitted e l'effetto calzamaglia ballerino ci passa il mondo intero. Mi raccomando, l'hai mai utilizzati? Colpevole. Orrore capitale numero 4. T-shirt con scollo a V che mette in evidenza il tappetino peloso e possibilmente anche qualche catenazza d'oro. Effetto tamarro. Li ho solo così. Ah, solo così? Sì. Orrore capitale numero 5. La canottiera bianca per mettere in evidenza la panza o il muscolo. Orrore. Orrore capitale numero 6. La scarpa rialzata. Già la forma piuttosto ortopedica non è proprio granché. Poi pensate che non se ne accorga nessuno, ma quei 4 centimetri che vi dà si individuano subito. E a dire il vero, non è proprio raffinata. Settimo orrore capitale, il pinocchietto. Terribile, spezza la figura, una misura infelice. Non sta bene neanche un fotomodello.